In Ticino ci sono un'infinità di piccoli villaggi che hanno molto da raccontare. Con Eli Riva e Vittorio D'Elea ci siamo prefissi il compito di visitarli tutti per poi presentarli raccontando le loro storie. Questa volta io e Eli Riva siamo andati in Vallemaggia per scoprire l'incantevole villaggio di Boschetto sopra Cevio. Boschetto è una frazione del comune di Cevio. È un insediamento dall'incredibile valore culturale, il cui nucleo è inserito nell'inventario federale ISOS a partire dal 2007 e nel piano direttore cantonale come insediamento di importanza nazionale ed è nucleo protetto a livello comunale. Sorge sul lato orografico destro del fiume Maggia, sopra un cono di deiezione originato da una frana ciclopica prodottasi verosimilmente durante l'ultima glaciazione. Qui siamo a Boschetto, un villaggio che è nato quasi 1000 anni fa. Poi le costruzioni più antiche che si trovano ancora dentro in questo vecchio nucleo, no? Datano più o meno del 1600 e 1700 le più antiche, poi risalgono fino al 1800. Ed è un villaggio che una volta era collegato sulla sponda destra della Maggia solamente con Cevio, ma il grosso difficoltà era il passaggio della Rovana, dove poi nel 1800 è stato costruito questo nuovo ponte. Altrimenti era collegato Boschetto a Visletto, che si trova proprio in faccia, attraverso una specie di traghetto. Quindi era un posto, un nucleo che si era sviluppato tutto a sé stante in completa autarchia. Il paesaggio attuale è il risultato della combinazione e della competizione secolare tra le forze della natura e l'opera dell'uomo. Fino al XIX secolo, Boschetto rappresentava un punto di passaggio tra Cevio e Locarno, lungo il percorso sulla sponda destra della Maggia. Con il progetto Paesaggio Boschetto, l'APAF, in collaborazione con il comune di Cevio, ha provato a evidenziare gli elementi determinanti di questo paesaggio di assoluto valore. Il villaggio si presenta come un nucleo assai compatto, nel quale case d'abitazione ed edifici utilitari non sono concentrati in quartieri distinti, ma si susseguono con spontanea casualità. Gli edifici più antichi comprendono, oltre al torchio del 1580, due fasce parallele di case di abitazione, disposte a ventaglio ai lati e al di sotto dell'oratorio dedicato a Sant'Antonio Abate. La parte superiore del nucleo presenta per contro quasi esclusivamente edifici settecenteschi, mentre ai margini laterali e superiori si trovano anche alcune costruzioni più tarde. Nei secoli passati la popolazione ha dato forma al villaggio con una sapiente occupazione del territorio. Verso valle si individua l'ampia campagna, frutto di un'intensa opera di bonifica e arricchita da terrazzamenti coltivati ed estesi vigneti, caratterizzati da numerosissimi carasci, monoliti di gneis, che sostengono la pergola della vite. A monte si trovano invece le selve castanili. Le callaie e muri a secco e le cappelle arricchiscono ulteriormente questo insieme pregevole. L'emigrazione oltreoceano, prima, e l'abbandono del mondo rurale poi, hanno fatto sì che il villaggio conservasse un suo caratteristico originale e unitario. Le cappelle di Boschetto sono manufatti classici, di ispirazione barocca, come tutte le cappelle costruite dopo il 600. Le cappelle nella Valmaggia sono oltre 500, accanto a 362 dipinti murali di altrettanto valore. Quelle più antiche risalgono alla metà del 400. Queste, rispetto alle cappelle più tarde, erano spesso costruite a forma di portico, poiché predisposte per fornire ai viandanti un rifugio sicuro di una certa ampiezza. Un messaggio di fede e speranza per viandanti e pellegrini, luoghi di sosta e devozione, punti di riferimento e presenza rassicurante in territori spesso discosti, frequentati solo da qualche contadino. Sono 12 le cappelle situate lungo le callaie che attornano il nucleo di Boschetto. Le date di edificazione, incise o dipinte, coincidono con il momento di massimo dinamismo precedente il grande flusso migratorio. Una decina di dipinti murali si possono invece ancora scoprire alle pareti esterne di case o stalle nucleo. Molte delle scene iconografiche del passato si devono a un grande pittore ticinese, Giovanni Antonio Vanoni, spesso principale artefice di queste cappelle.
Situata sulla piazzetta all'entrata del nucleo di Boschetto, questa cappella, le cui decorazioni sono attribuite al pittore valmaggese Giovanni Antonio Manoni, è dedicata alla Madonna di Tirano in Valtellina, meta tradizionale dell'immigrazione stagionale di numerosi muratori e scalpellini valmaggesi. Le facciate risultano essere tutte affrescate con rappresentazioni di santi: San Pietro, San Giovanni Battista, Santa Margherita, San Gotardo, San Giuliano, martire e infine la morte. Il Manoni si occupò anche della vita pubblica di Origino, di cui fu anche sindaco, oltre alla decorazione di numerose cappelle in Valle Maggia e in Val Verzasca. L'oratorio di Sant'Antonio Abate. Appena entrati nel nucleo, ecco il fulcro di Boschetto, l'oratorio dedicato a Sant'Antonio Abate, eretto attorno al 1650. Al suo interno conserva i dipinti del Sacro Cuore di Gesù, di Sant'Antonio Abate, di San Carlo Borromeo e della Madonna. La dimensione dell'edificio e l'ampiezza del sagrato ricorda che in tempi passati erano numerosi i fedeli che frequentavano l'oratorio. Infatti, fino al periodo della grande emigrazione oltreoceano, Boschetto era abitato tutto l'anno da oltre un centinaio di persone. Si parla di circa 300 abitanti. Sulla porta d'entrata, finemente decorata, si leggono le date 1645-1945, mentre sul campanile appaiono le date 1833 e 1902, momenti in cui sono stati eseguiti i lavori di restauro. Sai perché attorno alle finestre, e soprattutto quella a partire dal 1700, c'era tutto questo bianco attorno? Un tempo, fino all'inizio del 1800, ogni buco che si trovava in una casa per fare aria per l'interno, per rinfrescare, eccetera, era circondato da uno strato di almeno un 30 centimetri di calce bianca, soprattutto il bianco per rischiarare un po' l'interno, no? e l'altra parte tutta di calcina molto ben lisciata, in modo da impedire ai topi di entrare. Questo è uno dei 20 torchi, una ventina, ce ne sono rimasti in Ticino,
di torchi a leva piemontesi, a leva perché funzionavano con una vite che faceva andare su e giù questo immenso, grosso, pesantissimo tronco, che questo è di, in parte di castagno, in parte ho visto che è un altro legno che non ho capito bene che cos'è, ma è uno dei più antichi ancora che sono rimasti nel Ticino, è data del 1580. Una volta ce n'erano parecchi, in ogni posto, in ogni nucleo ce n'erano anche due o tre di questi grossi torchi a leva piemontesi, cosiddetti, e sono rimasti ancora in poco, e questo è uno, non è tanto grande questo perché il tronco è leggermente solamente di 6 o 7 metri, ma però è sempre un esempio emblematico della vita di che si faceva a quel tempo lì, dove la vite a partire dal 1200, come testimoniato anche qui a Cevio, già nel 1200 la vite era una delle culture più sviluppate della regione. Ecco, in questo caso qui a Boschetto hanno costruito un modellino per far capire come funzionava il torchio a leva piemontese. È semplice il sistema. Un grosso peso, un tronco pesantissimo, con una vite che normalmente era di legno di noce perché era il più resistente, eccetera, con cui si alzava o si abbassava questo tronco. Abbassandosi da questa parte il tronco, qui venivano messe tutte le vinacce, qui sotto, tra questi due sistemi, venivano messe le vinacce e il tronco, scendendo col suo peso di diverse tonnellate, schiacciava le vinacce che poi usciva l'ultimo vino attraverso, in questo caso abbiamo la base del torchio che è di pietra, che quindi è di notevole valore, e le vinacce poi erano poi usate per distillare e fare la grappa. Questo è un bel reperto storico, no? Che qualcuno pensa che sia una mini macina da mulino, no? E invece è semplicemente la mola del moleta che serviva bloccata con un gel e girava in questa maniera, no? Per limare e molare i vari coltelli, forbici, eccetera, tutte le varie tipi di lame, anche quelle del macellaio, girando semplicemente, ed è fatta con quella pietra speciale che serve proprio per limare il ferro. Questa è una delle belle vecchie cantine interrate di una volta, a volta poi, dove la temperatura era sempre costante, sia in estate sia in inverno, e raggiungeva al massimo 12 o 13 gradi proprio nei momenti più caldi, e anche in inverno non andava mai sotto zero. Per questo che erano utilizzate in queste grotte scavate nella terra, queste cantine scavate nella terra, utilizzate per la conservazione del vino soprattutto, e poi anche di altre derrate alimentari come formaggi, formaggine e formaggelle. Parte alta di Boschetto c'erano ben 5 mulini una volta, quindi questo è sinonimo di una volta di un'agricoltura molto intensa, infatti vediamo tutti questi terrazzamenti dove si coltivava la segale. Un primo mulino è questo, un secondo è questo, qui la rongia si staccava, veniva tirata via dal lì di Boschetto che veniva giù in quella bella cascata lì, e poi veniva deviata e qui passava da qui la rongia. Scendeva qui sotto dove facevo andare uno dei 5 mulini della parte alta, rimane ancora una parte della ruota dove veniva incastrata la parte che si consumava di più perché la parte inferiore di una macina di mulino, poi l'acqua continuava, andava giù, andava a quell'altro mulino lì e poi andava giù a servire un altro mulino più sotto.
Questo è un bel poltellino di una volta, è fatto di pietra ullare. Ma che bello che piccolo capolavoro. Con il ferro battuto a mano. Spettacolare. Castagne e grappa. Il frutto del castagno per secoli è risultato determinante nell'alimentazione delle popolazioni delle nostre vallate. Raccolte le castagne, il metodo di conservazione più efficace era la loro essiccazione, che si realizzava all'interno di piccoli edifici, le gra, quattro dei quali ancora presenti sul territorio di Boschetto. Nelle immediate vicinanze dei caseggiati di Boschetto sono ancora visibili alcuni vecchi castagni, anche se gli esemplari più imponenti si ritrovano sul pendio roccioso che incombe sulla frazione. Questa piccola costruzione è una gra per seccare le castagne, e ce ne sono diverse qui a Boschetto. E consisteva in questo: nella parte alta c'è tutto un graticcio dove si mettevano dentro le castagne e si lasciavano dentro per 2 o 3 settimane, con sotto un fuoco lento che solamente, non con la fiamma, ma solamente con il caldo, le seccava, e poi dopo venivano sbucciate e si potevano conservare fino a un anno intero addirittura. A casa mia normalmente per 12 mesi mangiavamo le castagne seccate nella gra o nel metato, che era la medesima cosa che si trova dentro all'interno delle case. All'interno della gra veniva messo il fuoco, e poi senza fiamma dovevo riscaldare tutta la parte alta, dove sopra il graticcio erano disposte tutte le sparse le castagne. Una volta al giorno venivano rimescolate per avere la, in modo che alla fine di 2 o 3 settimane erano ben secche tutte. E questo invece era per la battitura delle castagne, questo ceppo. Le castagne venivano messe in sacchetti inumiditi di lino o di juta, no? E poi venivano battute in modo da sbucciarle completamente, facilmente. E così, battute in continuazione in 2 o 3 su questo ceppo, venivano sbucciate e rimanevano le castagne nude, completamente nude, pronte per la cottura o per essere addirittura masticate. I vigneti. Il vino in passato costituiva un elemento essenziale per l'alimentazione umana. Un tempo non si beveva vino per piacere, ma per necessità. Fino al XIX secolo, nella società occidentale, l'acqua è stata considerata inadatta al consumo in quanto temibile veicolo di infezioni e malattie. Si evitava pertanto di berla. Come ovunque, in Ticino, anche a Boschetto, i castagni e i vigneti erano di primaria importanza per gli abitanti. A Boschetto la vite era allevata a pergola, topia. Tale metodo consentiva una migliore esposizione al sole dei tralci distesi orizzontalmente, come pure di preservare i pampini dal morso degli animali al pascolo. Tipici della nostra regione, tanto da costituire una caratteristica distintiva del paesaggio, sono i sostegni di pietra, conosciuti col termine dialettale di carasce. Questi monoliti, che arrivavano a misurare anche 4 metri di lunghezza, venivano ricavati da grossi blocchi di gneiss a venatura dritta e regolare. A Boschetto, l'area destinata alla coltura della vite doveva essere estesissima, come testimoniano i numerosi carasce ancora piantati in zone da tempo riguadagnate dal bosco. Per tenere le viti, per agganciare i rametti delle viti, una volta lo si otteneva con il salice, il salas in dialetto, no? Che è tenuto sempre umido, diventa molto flessibile e si può addirittura annodare tranquillamente con i saras, con il salice, oltre che a essere utilizzato per tenere sulle piante come quelle della vite, era utilizzato anche per fare delle ceste, cestini, gerli, ballasso, eccetera. Il salice era la corda di una volta, no? Che intrecciata in una certa maniera si poteva girare e poi si poteva legare qualsiasi cosa, e durava tantissimo sul tempo. In ogni caso 12 mesi restavano su tranquillamente. Inoltre queste qui, appena che sono così flessibili, che si possono utilizzare per fare su diversi contenitori, per esempio. In un posto come Boschetto i pergolati sono notevoli, di notevole spessore, come questi qui, che sono anche ancora mantenuti come una volta. Ci sono dentro ancora delle piante di vite molto antiche, molto vecchie, che avranno almeno una 50ina di anni, no? E
La cosa interessante è che si costruiva, si coltivava la vite su pergolato, perché almeno sotto si poteva coltivare, e sotto in genere si arrivava a coltivare o segale o frumento, anche l'orzo, eccetera. Quindi c'era doppio utilità del terreno. Questa è una vite già bella vecchia, perché a parer mio deve essere stata piantata ancora prima dell'arrivo delle grandi malattie che sono arrivate dall'America, lo io la filossera, la peronospera. Potrebbe già avere, non so, secondo me attorno al centinaio di anni, un secolo, forse qualcosa di più. Il miele, fino al 1800, no? Era l'unico edulcorante o dolcificante che c'era in natura, no? Che si poteva trovare. E quindi a quel tempo lì ogni famiglia, in ogni posto, ciò che contavano sono gli apiari, le api. No? E qui a Boschetto ce n'erano diversi di apiari, no? Come questo. Evidentemente le arnie, le piccole arnie, erano semplicemente dei tronchi cavi dove c'era il buchetto per lasciar passare solo le api. No? E invece adesso in questo caso sono questo tipo di arnia non viene più utilizzata, no? E quindi ho messo su per far vedere che era un apiario questo. Come in ogni posto dove si coltivava segale, orzo, eccetera, anche qui a Boschetto troviamo una pila, quindi un mortaio dove veniva fatto brillare l'orzo o anche la segale per ottenere la farina. E così si otteneva quella manciata o di orzo o di farina di segale per poter cuocere giornalmente e fare il pane. No, giornalmente no, perché lo facevano una volta alla settimana. Però questo è un classico esempio di un ambiente dove si coltivava la segale. Ecco, qui erano i sentieri di una volta, no? Quando è nato in pratica il nucleo. E ogni sentiero era circondato da questi muri a secco, questo qui è antico, questo qui è stato rifatto, ma questo qui ha ancora tutta la parvenza di essere almeno di due secoli fa, e si chiamavano le carà, nel senso che all'interno c'era il sentiero e da parte c'erano questi muraglioni che alle volte superano anche i 2,5 metri, 3 metri.